Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia. Finalmente ragazzi, dopo un sacco di tempo dove ho parlato solo e sempre e solamente di film totalmente belli, stavolta parleremo di un film che è tutt'altro che bello, ossia Sharktopus vs. Whale Wolf. Sì, il terzo capitolo della saga di Sharktopus, che appunto sappiamo che questa saga qui è iniziata nel lontano 2010, dove appunto Roger Corman decide di produrre questa pellicola di fantascienza di serie B per il canale Sci-Fi. E il primo film, come sappiamo, è un film veramente orrendo, orribile, mal diretto, mal interpretato, effetti speciali orribili, veramente al limite del ridicolo, e poi ovviamente ebbe un grande flop, diciamo, in TV, perché appunto spesso l'hanno dato in TV, però ovviamente in America, in Italia non è stato mai dato, meglio così. E poi qualche anno più avanti, nel 2014, venne realizzato un seguito, appunto dal titolo Sharktopus vs. Pteracuda. Sharktopus vs. Pteracuda almeno cambiava totalmente, stravolgeva totalmente la saga di Sharktopus, ispirandosi ovviamente ai grandi film, diciamo, di serie B anni 70, dove appunto c'erano i classici King Kong o Godzilla, per esempio, che si prendevano a menate, stessa cosa qui. In questo caso però, devo dire la verità, in Sharktopus vs. Pteracuda gli effetti speciali sono veramente migliorati in quel caso, perché veramente era a dir poco amatoriale il primo Sharktopus, che poi sappiamo che Sharktopus è, diciamo, è nato dall'idea di Lamberto Bava, che realizzò nel 1984 Shark Rosso nell'oceano, e poi hanno realizzato questo remake non ufficiale per appunto l'Asylum in un certo senso. E l'anno scorso, nel 2015, esce questo seguito di Sharktopus vs. Pteracuda dal titolo Sharktopus vs. Whale Wolf. Il Whale Wolf, che cavolo è? Molte persone stavano chiedendo che cos'è. Questo Whale Wolf non è altro che una specie di... praticamente per fare questo Whale Wolf si sono ispirati a una specie di creatura mitologica, divina, Inuit, che sarebbe un ibrido tra appunto un'orca e un lupo, perché appunto mi sa che c'erano queste leggende, diciamo, un po' arcaiche in un certo senso in Alaska, tipo c'era questo lupo che si trasformava in balena quando doveva prendere i pesci, e poi diventava lupo quando c'era il plenilunio e prendeva questi, diciamo, uccideva un po' gli animali, diciamo, di montagna in un certo senso. E però comunque questa creatura mitologica che si chiama Halokut, se non sbaglio, sì, è praticamente questa creatura mitologica praticamente diventa creatura per il versus di questo film. E in questo caso il Whale Wolf è fatto veramente schifoso, cioè veramente una cosa orribile. Poi tra l'altro come nasce tipo, la trama è semplice, no? C'è questo ex giocatore di baseball, quello che è nella Repubblica Dominicana, che appunto no, è ormai alla fine della sua carriera, ormai è dimenticato da tutti. E c'è questa Mad Doctor, questa scienziata pazza, alla Frankenstein in un certo senso, interpretata da Catherine Oxenberg, che praticamente dice, io ti posso far diventare di nuovo famoso, ti faccio diventare questa creatura qua, va bene, ok. Lui accetta e inizialmente, diciamo, muore. Poi lo butta in acqua, diventa questa specie di zombie, poi il giorno dopo, non so come mai, grazie al plenilunio, diventa questa creatura colossale, che poi man mano... Poi ci sono alcuni momenti in cui la creatura sembra grande quanto una stanza, poi diventa piccola. Alla fine questo Whale Wolf combatte contro lo Sharktopus, che sappiamo che lo Sharktopus è risultato vincitore per lo scontro precedente con l'Opteracuda. Questa Mad Doctor, Catherine Oxenberg, non è altro che una adulatrice dei predecessori scienziati che hanno creato questi ibridi. Come diamine si chiama? Carradine e l'altro O'Brien, se non sbaglio, sì. E, tra l'altro mi stavo dimenticando, il regista è di nuovo Kevin O'Neill, che appunto ha diretto il primo, diciamo, Sharktopus vs. Pteracuda, diciamo il primo seguito. E niente, la trama è questa, cioè pretesti un po' stupidi,
per vedere combattere due creature che poi tra l'altro combattono per pochissimo tempo, ma non fa niente. Comunque è veramente un film veramente orribile, peggio. Cioè, tra la trilogia io preferisco di gran lunga Pteracuda, era più originale, più divertente, più ironico, e invece questo film qua niente, non è noioso, ci sono momenti inutili, ci sono personaggi inutili, c'è Casper Van Dien, quello di Shark Attack praticamente, oppure cioè lui ha partecipato anche in Starship Troopers. Cioè, da Starship Troopers è passato Sharktopus vs. Whalewolf. Comunque, è la parodia di se stesso, infatti. Cioè, veramente, Casper Van Dien qua si vede che è alcolizzato dentro il film, ovviamente. Il suo personaggio, però, veramente. Poi, vabbè, ci sono delle, diciamo, Shark Girl, se le vogliamo chiamare in questo modo, che vengono messe lì soltanto in bikini, giusto per essere mostrate al pubblico maschile, e che poi, tra l'altro, si slinguazza con Casper Van Dien di turno, così, tanto per, perché appunto è il sex symbol, quindi. Comunque, la regia è totalmente assente, diciamocelo, perché veramente ci sono inquadrature un po' strane. Poi tra l'altro la sottotrama di Casper Van Dien non l'ho capita bene, cioè praticamente c'è questo sciamano che vuole per forza il cuore dello Sharktopus, se non glielo dà entro un tempo predefinito lo uccide, non si è capito bene. Comunque diciamo è solo un pretesto per veder morire gente in modo buffo. Poi tra l'altro ci sono delle trovate buffe veramente esilaranti, perché appunto tu non dovresti ridere, però in quel momento vedi lo Sharktopus che si mette così, tipo con il tentacolo, a guardare Casper Van Dien, poi lo prende a schiaffi con il tentacolo, là muori dalle risate, proprio ti sbraghi dalle risate. Ma comunque diciamo il suo umorismo, diciamo, un po' non voluto, ma probabilmente voluto da chi ha voluto, diciamo, realizzare questo film, vabbè, sono problemi loro. Comunque, fotografia assente, poi parliamo un po' degli effetti speciali. Gli effetti speciali che sono il loro culmine qui, e che veramente preferivo di gran lunga, come ho già detto, quelli di Pteracuda, sinceramente, ma molti di più, perché veramente in questo caso sono totalmente anonimi come effetti speciali. Poi c'è questa colonna sonora molto martellante, molto, che sembra un po' ricopiata da vari film d'azione, Die Hard, tipo, non, ma, cioè, basta, non. Poi tra l'altro volevano fare un altro seguito a Sharktopus l'anno prossimo, se non sbaglio, quest'anno infatti non hanno fatto niente, e volevano fare questo seguito che si chiama Sharktopus vs. Marmantula, che sarebbe Mermaids, Sirena e Tarantula, non so per quale motivo dovrebbe esserci questo ibrido, non ne ho proprio idea, non so come faranno, vabbè, lasciamo perdere, non hanno proprio senso di loro proprio. Però ho scoperto che a seguire a questo film qua, che hanno realizzato proprio nello stesso momento, Steve Guttenberg, quello di Scuola di Polizia, ha realizzato un film dal titolo Lavalantula. Cioè praticamente questi ragni che escono da questo vulcano, e praticamente essendo fatti di lava, questi ragni sono indistruttibili. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole dopo che ho visto il trailer, però comunque. E niente, non c'è proprio nient'altro da dire, perché gli effetti speciali qua, come ho già detto, sono a dir poco orripilanti, fotografia assente, perché se c'è forse un accenno, ma forse nel capitolo precedente c'era un accenno di fotografia. Il voto finale in questo caso non può essere altro che un 3 meritatissimo, insomma. Ragazzi, scusate se il video purtroppo è durato pochissimo, so che qualcuno attendeva con ansia questo video, però purtroppo non so che altro dirvi, il film è questo, fa schifo, che vi devo dire? Poi tra l'altro in Italia nessuno l'ha visto tranne me, quando verrà te le prendi a Trani glielo farò vedere, così lui potrà acculturarsi di più nella sua appunto, diciamo, collezione di film beceri, perché sicuramente questo è uno dei tanti che adorerà tantissimo La Follia. Comunque ragazzi, credo di poter concludere qui la recensione di Sharktopus vs. Whalewolf, e niente, non lo guardate, mi raccomando, non lo guardate. Ciao.